strisce. Sì, sì, veramente. Ciao ragazzi, vieni pure tu, su, siedi, tranquillo. Sono tranquillo. Seduto. Ciao a tutti. Allora, sono in un periodo di merda. Stai facendo un video? Sì. Ok. Sono in un periodo di merda in cui non è che mi va tanto di campà. Quindi mi faccio due domande. Ad esempio mi sono domandata, ma io voglio dimagrire? E la risposta è stata sì. Perché purtroppo il peso è sempre un mio chiodo fisso, no? Anche se ci sono periodi di stallo in cui mi piaccio. Però ho pensato, se io morissi improvvisamente, oppure se io dimagrissi tutto un botto, non avrei comunque una testimonianza del fatto che io... C'è stato un periodo in cui non è che ero sbagliata, ma non mi piacevo. Quindi volevo mettere questo video che durerà 2 minuti di video, ci stanno? 3. 5, 6 minuti per farvi vedere la mia ciccia al mare. Perché è giusto sia essere in carne che non essere in carne, che essere troppo magri, stare male. Ci stanno dei periodi di merda nella vita, no? Sì. E ci sono le vite in cui finalmente ci accettiamo. Io ancora non ci sono arrivata. Cioè pensavo di esserci arrivata, invece sono di nuovo molto triste. Però volevo che ci fosse un video di me al mare, perché mi sono sempre vergognata, anche se ho sempre fatto video in cui vi dicevo di non farlo. Io sono sempre stata la prima a vergognarmi. Ma chi sei, Ripia? Al palo? C'è un bambino che sta a fare cose strane là. È il singhiozzo. Si morirà. Vabbè, niente, ciao, mi spoglio. Come? No? Sì. Non totalmente. E che devo fare? Ciao. Ciao. Inquadra la mia ciccia un po', per favore. Oggi mi sono messa... La stai inquadrando? Sì, sì. Mi sono messa il costume a vita alta, perché lui era geloso del video. Però di solito non mi metto queste a vita alta. Ok. Vabbè. Sì. Mi stai riprendendo la guancia? No. Stai zoomando? No. Vieni, vieni con me al mare. Andiamo al mare. Ma sei triste? Perché? Te lo dico dopo. Perché mi sono voluta far vedere in bikini? Sì. Solo per questo? Pure tu stai in monochini. Ma io non si vede il mio culetto, però. Ecco, questi sono i miei piedi. E sai che io mi sono sempre vergognata dei miei piedi? Non mi piacciono. Queste sono le mie gambe. Tatuaggio, questa gamba è piena di graffi, pure questa, a causa del mio cane che mi sono dovuta mettere in braccio perché c'aveva paura della macchina. E questa è una scottatura, mi sono bruciata col ferro per la seconda volta dopo un anno nello stesso punto. Questo è il mio rotolo, dov'è? Non lo vedo, eccolo il rotolo. Sei geloso del rotolo? È sempre mio, però è bello. E quindi lo posso far vedere il rotolo? Eccolo il mio rotolo. Dopo per prendere il sole me l'abbasso questa paranza. Grazie della comunicazione. Vabbè, questo video è durato veramente pochissimo, però volevo che ci fosse una testimonianza. Mi sono messa a dieta, però chi può che mi guardi così? Però se io volessi rimanere così non ci sarebbero problemi, anche perché sono stata così per anni, no? Sì. Anche... Vabbè, quest'anno mi sono un po' sfonnata di cibo, però non... Se voi vi piacete dovete essere come volete voi, non come vogliono gli altri. Quindi se ama, devo fare questo video di stallo, ripeto, tra un momento di merda e un altro. Ciao, buona giornata e buona estate col Covid.